Ho raccolto dell'uva, quella lì che ci si fa il vino bianca, in una vigna che non è più coltivata, diciamo, non è più pompata, quindi ci do una lavata, non è trattata, insomma. La tiriamo su e la facciamo scolare. Adesso tolgo tutti gli acini dal graspo. Sciacquo di nuovo velocemente gli acini. Faccio scolare nuovamente. Metto in una pentola. Schiaccio un po' con le mani. Allora, adesso queste le faccio cuocere così e poi le passo, le filtro. C'è anche il sistema di pigiare l'uva prima e filtrarla e poi cuocere il succo. Io preferisco così perché secondo me c'è meno spreco e si separa meglio la buccia, i semi dal succo. Faccio cuocere a fuoco basso. Intanto faccio anche un po' di marmellata di fichi, cuocio i fichi, poi aggiungo lo zucchero, finisco di bollire in barattolo e faccio bollire a bagnomaria per fare il sottovuoto. Dopo che gli acini hanno cotto 15-20 minuti, lo vedete dalla buccia dell'uva che si stacca bene, che è bello spappolato. Io passo con uno schiacciapatate, così prendo il succo e anche un po' di polpa. Se avete un estrattore potete farlo anche con l'estrattore. Qualche semino è passato, dopo passerà al setaccio fine. Adesso prendo un setaccio fine e lo passo di nuovo. Allora, finita questa operazione, lo rimettiamo sul fuoco, a fuoco molto basso, piano piano lo facciamo addensare, ristringere. Allora, io non ho aggiunto zuccheri, perché l'uva era bella matura, dolce dolce, ma se voi avete un'uva poco dolce o volete farlo un po' più dolce, mettete lo zucchero a piacere. Di tanto in tanto diamo una girata. Io uso le padelle quelle col fondo spesso che non si attacca. Se avete le padelle più, col fondo più sottile, magari giratele un po' più spesso. Possiamo metterci anche un po' di zucchero di canna se non vogliamo usare lo zucchero quello raffinato bianco. Il nostro mosto ha cambiato colore, vedete? Ha raggiunto un colore ambrato come il caramello. Però deve bollire ancora. Il vero mosto cotto è molto denso. Comunque ci vorranno 3-4 ore. Dipende anche dal tipo di mosto. Facciamo una prova su un piattino. Ancora cola un po', non dovrebbe colare. Comunque io lo posso lasciare anche un po' più lento perché tanto ci impasterò i biscottini. I mostaccioli, quindi non devo guarnire biscotti o robe varie. Non cola più, io lo tolgo, ma voi potete farlo bollire ancora, per farlo proprio come una crema. Si è ridotto più del 50%. Per farlo come si deve, bisognerebbe farlo ridurre del 70% almeno. Ma io mi contento così. Lo vado a mettere in una bottiglia. Allora, io adesso lo chiudo e lo lascio raffreddare e poi lo metto in frigorifero e lo consumerò entro una settimana. Se volete farlo per l'inverno, chiudete i barattoli e li fate bollire mezz'ora a bagnomaria.